Ora lo possiamo dire, senza timore di essere smentiti. Il protocollo che avrebbe dovuto rendere praticamente immuni i nostri cari calciatori è fallito clamorosamente. Un positivo dopo l'altro, molte squadre si sono lentamente ma inesorabilmente private di molti dei loro migliori giocatori, falsando, ma questo nessuno si accenna minimamente a dirlo, l'esito di molte gare già disputate. Da Ronaldo a Ibrahimovic, da Immobile a Dzeko, il Covid non ha risparmiato nessuno ed ecco che al popolo del calcio non resta che osservare le loro quarantene dorate su Instagram. Se invece vogliamo parlare in maniera più accurata, la credibilità del sistema calcio è appesa davvero a un filo. La delicata vicenda tamponi che riguarda la Lazio e l'incredibile episodio avvenuto in Turchia-Croazia, dove per 45 minuti il giocatore Vida ha giocato da positivo al Covid, fanno traballare il sistema calcio. Il protocollo presenta delle falle enormi, non è uniforme per tutti e del famoso effetto bolla stile NBA non c'è nemmeno l'ombra. Ma i signori del calcio ignorano tutto questo, continuando a contare solo i soldi provenienti dagli sponsor. Ai tamponi e ai giocatori positivi non resta che pensarci, ai poveri tifosi.